Bene, siamo qui oggi per fare l'unboxing di questo stupendo prodotto. Dopo qualche giorno d'attesa, spedizione peraltro abbastanza veloce e sdoganamento effettuato da DHL, è arrivato. È un drone subacqueo comandato via filo e vediamo adesso cosa c'è all'interno. Quindi andiamo ad aprire la scatola. Bene, è evidente che la scatola è divisa in due piani. Al primo piano, piano superiore, diciamo così, troviamo le istruzioni, il manuale d'uso, al cui interno poi ci sono delle buste contenenti alcune guarnizioni, dei tappini che vedremo poi in seguito nei prossimi video a cosa serviranno. La prima cosa che mi viene in mano è questa scatola gialla, che è il sistema di trasmissione Wi-Fi e Bluetooth che serve al drone per comunicare con il telecomando. Già la prima impressione è di un prodotto solido e ben realizzato. Qui c'è la parte più interessante per ogni pilota, il telecomando. Leggerino a dire la verità, non presenta un peso particolarmente eccessivo, anzi sembra proprio leggerino. Composto dal gancetto per agganciare la tracolla, i vari comandi e la vite che serve sicuramente per agganciare poi il supporto del telefono. Quindi qui abbiamo il telecomando e i due componenti che vanno a comporre il supporto per il telefono. Alcuni cavi, l'alimentatore, peso. Questo indica seawater e quindi è sicuramente il peso da sostituire nel caso di utilizzo in acqua marina o in acqua dolce, a seconda della necessità. Un bellissimo tappetino, molto morbido, molto simpatico. Un accessorio carino. E qui finisce, diciamo così, il primo piano. Andiamo al pezzo forte. Eccolo qui. Ed ecco a voi il Gladius Mini, il drone subacqueo. Si sente una certa compattezza, oltre a compattezza anche il peso. Ha una buona consistenza, il materiale sembra ottimo, telecamera alla lentina stile GoPro, due faretti a LED e 1, 2, 3, 4, 5 eliche per la direzionabilità. Due anteriori, propulsione suppongo quella principale e l'elichetta posteriore per l'orientamento. Quindi lo appoggiamo sul suo bel tappetino e poi, a differenza dei droni aerei, ovviamente non essendo ancora disponibile un collegamento wireless subacqueo, abbiamo il cavo. In questo caso è un cavo da 50 metri che permetterà in linea verticale di far scendere il drone fino appunto a quella profondità.
È possibile estenderlo con un altro cavo ed arrivare alla profondità sostenibile dal Gladius di 100 metri. L'imballo è ben fatto, sicuramente preserva il drone durante il trasporto e può essere utilissimo, salvo l'acquisto poi dello zainetto, ma può essere utilissimo per il trasporto. Direi che è tutto per quanto riguarda l'unboxing. Ci vediamo nei prossimi video, dove spiegherò come funziona, come collegarlo e faremo i primi test su questo che si presenta come un ottimo prodotto, una bella evoluzione. Grazie a tutti e ricordatevi di mettere like alla pagina.